Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Elive che in primo piano quest'oggi vede la cronaca giudiziaria e quello che potrebbe essere, molto probabilmente sarà un nuovo processo, un processo di appello per quanto riguarda la tragedia del Garda, l'uccisione, lo ricorderete nel giugno del 2021 di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella travolti mentre si trovavano nelle acque del Golfo di Salò da un motoscafo a bordo del quale c'erano i due turisti tedeschi che sono stati condannati in primo grado. In queste ultime ore i loro legali hanno depositato richiesta di appello. Patrick Hassen e Christian Theisman, condannati in primo grado quali responsabili dell'incidente nautico del Golfo di Salò in cui hanno perso la vita Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, hanno depositato tramite i loro legali richiesta di appello. Era la notte del 19 giugno 2021 quando aveva luogo la tragedia. La giovane toscomadernese e l'imprenditore salodiano erano ormeggiati nelle acque antistanti Portese su una piccola imbarcazione quando sono stati travolti dal motoscafo con a bordo i due turisti tedeschi. Se il corpo di Garzarella fu subito ritrovato l'indomani mattina, per Greta ci vorranno lunghe ore di passione e di speranza, poi tradita dalla cruda realtà. Il primo grado di giudizio ha sentenziato per entrambi la condanna. Hassen, che si è sempre dichiarato il timoniere, a 4 anni e 6 mesi, Theisman a 2 anni e 11 mesi. Le condanne sono arrivate alla fine dello scorso marzo. Da luglio, Hassen, dopo circa un anno di domiciliari, è tornato in libertà con il divieto di accesso alle tre province che si affacciano sul Garda. Durante il primo grado di giudizio entrambi hanno sempre dichiarato di non essersi accorti del fatale impatto con la piccola barca di Garzarella nelle acque di Portese, tesi confermata anche dal tribunale nelle motivazioni della sentenza. Sentenza che, però, riconosce ai due amici diverse colpe, come ad esempio il mancato rispetto delle norme di navigazione a partire dalla velocità. I legali dei due contestano, però, pena e impianto accusatorio. Si apparecchia quindi un nuovo processo presso la Corte di Appello di Brescia. Nuovi capitoli per quanto riguarda la vicenda che in questi ultimi giorni sta interessando il liceo classico Arnaldo di Brescia. Ieri la dura presa di posizione della preside Tecla Fogliata e fra l'altro proprio in questa mattinata ha preso parola attraverso il suo legale anche la persona al centro del contendere, starebbe a dire il bidello Gerardo, che avrebbe in buona sostanza negato quanto dichiarato dalla stessa dirigente scolastica. In merito a ciò, ulteriori aggiornamenti da questo pomeriggio sul nostro giornale online e stasera nel notiziario. Intanto sentiamo quali sono state le parole della preside. La dirigente scolastica Tecla Fogliata ha intenzione di perseguire in tutte le competenti sedi giudiziarie e amministrative chiunque abbia contribuito alla diffusione di una ricostruzione dell'episodio avvenuto il 13 ottobre riguardante il collaboratore scolastico Gerardo Petruzzelli, non corrispondente al vero e lesiva dell'immagine dell'istituto che dirige e della propria dignità, nonché diffamatoria, come potranno confermare nelle opportune sedi i presenti soggetti dell'accaduto. Sono le parole pubblicate in una nota della preside del liceo classico Arnaldo, a seguito della vicenda che, sul finire della scorsa settimana, non ha mancato di far discutere anche a livello nazionale, un'occupazione da parte degli studenti perché la stessa preside avrebbe chiesto al bidello Gerardo di lavarle il vetro dell'auto privata. Fin dal primo momento la dirigente aveva dato la sua versione dei fatti negando questa ricostruzione, infatti avrebbe semplicemente chiesto al collaboratore di prestarle una spugna e invece quest'ultimo si sarebbe offerto di fare il lavoro per lei. La dirigente Tecla Fogliata perseguirà nelle competenti sedi, prosegue la nota, chi ha strumentalizzato tale ricostruzione non veritiera per sottoporla a una gogna pubblica davanti a numerosi studenti e alla successiva inqualificabile gogna mediatica, anche attraverso riprese video effettuate all'interno della scuola con cellulari e prontamente diffuse in rete, per fini che nulla hanno a che vedere con i diritti di singoli collaboratori dell'istituto, ma da ricondursi a direttive di carattere gestionale e organizzative del tutto legittime. Non gradite a un numero minimo di docenti, nell'ordine 4 o 5 docenti su 70 circa, sono ad oggi evidentemente abituati all'autogestione. Nella settimana della sicurezza sul lavoro torniamo anche purtroppo ad occuparci di quella che è la mortalità, di quella che è l'incidentalità nelle aziende e non solo del nostro territorio. Come promesso lo facciamo con la voce dei segretari delle sigle sindacali bresciane. Quest'oggi Alberto Pluda, segretario bresciano della CISL, che mette in evidenza un altro problema per quanto riguarda il nostro territorio e quello che potrebbe essere anche una delle cause, ovvero la carenza importante dei tecnici ATS.
Il discorso indubbiamente è complesso e molto articolato, quindi molti gli attori in campo, voi da dove volete partire? Ma il nostro mantra è quello più formazione, più prevenzione e più controlli. Credo che in queste tre parole sia sintetizzato il nostro percorso. Allora, formazione, partire già dalle scuole, invitando ovviamente tutte le istituzioni affinché questa diventi una materia nel quadro ovviamente dell'istruzione italiana, perché bisogna partire dalle giovani generazioni per poter fare sensibilizzazione, quindi prevenzione attraverso ovviamente tutto quel meccanismo anche di controllo, ma di partecipazione anche dei rappresentanti, dei lavoratori della sicurezza, medico competente, documenti di valutazione dei rischi, e poi controlli. Ci deve essere un sistema di vigilanza diverso, più incisivo. Negli ultimi 10 anni qui a Brescia sono venuti a mancare il 40% degli ispettori ATS, e quelli rimasti hanno un 60% in meno di ore dedicate al controllo. Ecco, noi crediamo che serva davvero un sistema di controllo più forte e soprattutto anche delle sanzioni più coercitive. Voltiamo pagina, ci spostiamo come sempre sul nostro giornale online www.laibrescia.tv per passare rapidamente in rassegna i dati sulla diffusione del Covid, l'ultimo bollettino, quello di ieri sera, quindi di lunedì, che come ogni settimana è fortemente influenzato dal basso numero di tamponi, 12.435 quelli processati, 1.864 i nuovi positivi emersi e un tasso di positività che cala decisamente e si assesta al 14,9%, staremo a vedere poi da stasera in poi se questa cifra tornerà o meno a salire. Sul fronte dei ricoveri intanto purtroppo salgono quelli in terapia intensiva, più 4, 20 posti letto occupati, più 14 anche in area medica, e qui i pazienti sono attualmente 1.149, sostanzialmente stabili le segnalazioni di decessi, che sono state 13 nell'ultima giornata. La politica ora, con quanto detto nella puntata di ieri di Prisma da Tommaso Gaglia, che è il segretario cittadino del Partito Democratico. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo percorso di avvicinamento alle elezioni del 2023, elezioni amministrative per il Comune di Brescia nel 2023, e la scelta in realtà non facilissima di un candidato. Abbiamo visto che ci sono difficoltà tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra. Allora cerchiamo di capire meglio il percorso per quanto riguarda appunto il centrosinistra e più nel dettaglio il Partito Democratico. Gaglia, che tra l'altro ha aperto anche alle primarie. L'Assemblea cittadina sceglierà il nome da proporre poi alla coalizione come proposta appunto del Partito Democratico per la candidatura a sindaco. L'Assemblea cittadina da chi è formata? Ricordiamolo per chi ci segue. Giusto, opportuna specifica. L'Assemblea cittadina è un organismo che è stato eletto con le elezioni primarie che hanno eletto anche me, composto da 50 persone. E che è titolato dallo statuto a prendere le decisioni, diciamo, per quello che riguarda la città. Ma prevedete una sorta di primarie di coalizione, oppure poi il nome lo sceglierete con gli alleati? Allora, noi proporremo appunto alla coalizione un nome, che sarà quello che eventualmente uscirà dalla nostra assemblea, esattamente. Dopodiché noi siamo disponibili a primarie di coalizione, se lo si riterrà. L'abbiamo fatto anche 10 anni fa, quando parteciparono Del Bono e Fenaroli, quindi non c'è nessuna preclusione, ma chiaramente questo lo decideremo insieme agli altri membri della maggioranza, dell'attuale maggioranza, cioè della coalizione. Non vogliamo imporre nulla, ecco, nessun metodo né per quanto riguarda i nomi. Con questa scelta è stato escluso, a priori potrebbe ritornare in campo il nome di Laura Castelletti? Allora, no, noi facciamo una proposta come PD all'attuale maggioranza, quella che sarà la coalizione del centro-sinistra nel 2023. Questo significa che dopo che avremo formalizzato, diciamo, il nome di Mucchetti o di Manzoni, insomma di chi uscirà dall'assemblea cittadina del PD, noi ci siederemo al tavolo con gli altri membri della coalizione e valuteremo le loro proposte, e quello che
quello che emergerà per cercare la figura che tenga assieme nella maniera migliore tutta la coalizione. Accettereste anche qualcuno che non è del PD? Noi intanto proponiamo uno del PD. E uno dei temi che ha tenuto banco a livello di politica nazionale dalla campagna elettorale appena trascorsa, ma non soltanto, è stato quello dell'energia e più in particolare del caro energia. Secondo uno studio commissionato da Facile.it, sembra che in Lombardia siano ben 830.000 i lombardi che negli ultimi mesi non siano riusciti a pagare tutte le bollette. Il caro energia sta colpendo un po' tutti in modo trasversale, un allarme lanciato ormai da molti mesi che si è concretizzato con la difficoltà nel pagare le bollette da parte di numerose famiglie. Sono ben 830.000, secondo un'indagine di Facile.it effettuata da EMAP Research e Norsat, i lombardi che hanno saltato il pagamento di una o più bollette di luce e gas. Inutile aggiungere che, qualora la situazione si mantenesse invariata o peggio i prezzi proseguissero nella salita, questo numero sarebbe destinato ad aumentare ulteriormente. L'analisi ha individuato in 569.000 il numero dei residenti in Lombardia che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di pagare le prossime fatture. Un fenomeno che riguarda anche le spese condominiali. Sempre secondo l'indagine, sono 350.000 i lombardi che hanno saltato una o più rate del condominio e se i rincari dovessero continuare, 438.000 potrebbero non pagare le prossime. A livello nazionale, i morosi sono 4,7 milioni negli ultimi 9 mesi. La situazione di emergenza si evince anche da un altro dato. Quasi 2 rispondenti morosi su 3, il 62%, hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette. In realtà sul fronte almeno del gas ci sarebbe del cauto ottimismo, perché le prossime bollette potrebbero finalmente tornare a calare, non si sa di quanto, ma insomma la speranza è che sia quanto più possibile. Stesso non possiamo dire per l'energia elettrica. Il prezzo del gas è sceso molto nelle ultime settimane e, salvo imprevisti dei prossimi giorni, tra poche settimane questa riduzione di prezzo dovrebbe arrivare anche nelle bollette di famiglie e imprese. ARERA, l'autorità di regolazione del mercato dell'energia, a inizio novembre per la prima volta rivedrà infatti in calo i parametri di calcolo per le bollette del gas. La stessa cosa purtroppo non succederà per l'energia elettrica. La variazione dei prezzi è dovuta alla novità delle revisioni a cadenza mensile e non più trimestrale delle tariffe introdotte da ARERA nel luglio scorso. Questo consente all'autorità di regolazione del mercato dell'energia di integrare nelle tariffe del consumo al dettaglio ogni novità di prezzo in tempi molto più rapidi. Difficile al momento stabilire quanto i prezzi potranno calare, perché dipenderà anche dagli sviluppi nelle prossime 2 settimane, ma senz'altro nell'ultimo mese e mezzo si sono visti dei ribassi nel prezzo spot sui mercati europei, che hanno in parte un carattere strutturale. E visto che le bollette della corrente elettrica almeno per il momento non sono destinate a calare, ben venga il cosiddetto relamping che il comune di Brescia insieme ad A2A sta attuando in diverse scuole della città. Nell'ultima estate ben circa 30 i plessi che hanno ricevuto nuove luci LED intelligenti ed efficienti. Siamo stati previdenti, 2 anni fa abbiamo fatto questo contratto, è un project financing, siamo stati i primi in Italia a progettarlo e a pensarlo. È un investimento che il Comune non fa un esborso economico, perché viene ripianificato negli anni, per oltre 6 milioni di intervento. Interverremo in 70 edifici scolastici, 10 lo scorso anno, 30 quest'anno e 30 il prossimo anno, e stiamo già pensando all'eventuale step successivo. E quindi quest'anno anche in questa scuola, come in altre 29, siamo intervenuti mettendo dei LED. Non solo risparmio energetico, ma si spengono le luci quando non c'è nessuno che passa e quando non c'è nessuno in classe. C'è un dosaggio equilibrato delle luci: quando c'è molta luce sull'esterno si abbassano le luci all'interno e viceversa. Nelle giornate buie e invernali aumenterà l'intensità per dare un flusso costante. Cosa intende per project financing? Project financing vuol dire che A2A ha fatto una proposta, nessuno è venuto a fare una controfferta, e quindi l'intervento economico di 6 milioni e 140 mila viene fatto direttamente da A2A e noi pagheremo un canone per i prossimi 20 anni. 20 anni nei quali A2A garantisce la manutenzione periodica, la manutenzione straordinaria. Quest'anno in aggiunta siamo intervenuti in questa scuola, ma anche alla Colombo, nel sostituire 2 blocchi bagni per un intervento di 240 mila euro. Ma in aggiunta possiamo dare l'annuncio che
come comune, come settore edilizia scolastica, io e i miei collaboratori abbiamo seguito un progetto del PNRR, qualcosa di concreto. Un progetto che prevede la demolizione della scuola Valdadige, che diciamo da un punto di vista sismico e di efficientamento energetico evidenziava delle criticità, quindi si provvederà all'eliminazione di questo edificio e al suo completo rifacimento. Voltiamo pagina e parliamo di Autunno Longobardo, che è una ricca rassegna che inizierà il prossimo 19 ottobre e proseguirà fino al 27 novembre alla scoperta dei sapori, dei vini, della strada dei Colli Longobardi, ma non soltanto, un accento importante anche sulla cultura. Autunno Longobardo, sono 16 appuntamenti, ovviamente dedicati ai sapori, ovviamente dedicati ai vini, però dobbiamo dire che c'è tantissimo di arte, di cultura, di musica, non solo. Sì, in accordo con tutti e 9 i comuni che afferiscono al nostro territorio abbiamo deciso che l'autunno longobardo non fosse soltanto enogastronomia. È chiaro che la parte la fa da leone il mondo del vino, il mondo dei sapori, soprattutto il 13 di novembre quando ci sarà pomeriggio in cantina, ma dall'altra parte ci interessava valorizzare il territorio a 360 gradi, quindi il tema della cultura in modo particolare fa in questa situazione ovviamente invece la parte del leone. Una manifestazione importante, giunta al secondo anno, una manifestazione che vede la partecipazione forte delle amministrazioni comunali e di chi opera nel mondo della cultura. Vogliamo valorizzare il territorio, vogliamo fare in modo che le persone scoprano o riscoprano il nostro territorio, cercando con questa iniziativa chiaramente di richiamare il più possibile i nostri concittadini. Ci sono tanti comuni che formano questa strada, ecco, però la volontà è quella di farlo sembrare un territorio praticamente unico, no? Cioè, mettere in condivisione quelle che sono le eccellenze di questo grande territorio. Sì, l'idea forte è proprio quella, cioè la strada nasce per valorizzare, fare rete, fare sinergia, fare in modo che i nuovi comuni, a prescindere chiaramente anche dalla parte politica ovviamente, possano mettersi al centro dei nostri obiettivi, dei nostri progetti, e questa rete sta dando i frutti. Dopo 2 anni effettivamente la grande collaborazione con i comuni ci permette di poter costruire insieme a loro la progettualità per Colli dei Longobardi. Ieri in Valtrompi alla firma di un patto di collaborazione fra le realtà coinvolte, stiamo parlando di Regione Lombardia e i comuni che ovviamente ricoprono quello che è il comprensorio Bagolino e Collio Valtrompi, a un patto che certifica in buona sostanza l'arrivo di 17 milioni di euro per 10 interventi che rilancino il comprensorio sciistico del Maniva. È un patto territoriale che mira appunto al rilancio di tutta la stazione, c'erano interventi ormai non più derogabili e in questo caso la Regione Lombardia ha dato un contributo direi sostanziale ma anche fondamentale per il rilancio dell'intera stazione, per cui siamo ben contenti oggi di venire qui a firmare il patto territoriale e insieme al Presidente vedere proprio sul posto, sul luogo il lavoro e i soldi ben spesi, e quindi siamo molto soddisfatti. È un comprensorio molto bello, un comprensorio che è già infrastrutturato in maniera importante, che verrà ulteriormente migliorato, implementato e che sarà veramente un punto di attrazione, anche perché qui c'è il grande vantaggio di avere l'innevamento artificiale già efficiente e funzionante. Il patto territoriale firmato oggi con la Regione Lombardia e i comuni di Collio, Bagolino, Comunità Montane della Valtrompia e della Valle Sabbia sono un documento che segnerà la nostra storia, come tanti altri interventi che Regione Lombardia ha finanziato sui nostri territori. Interventi che evitano lo spopolamento dei nostri territori, ma soprattutto danno un'impronta per una promozione turistica del tutto rilevante. E ringrazierei la Regione Lombardia per questo importante patto territoriale, un patto che darà uno sviluppo sicuramente importante a tutto il territorio, sia naturalmente montano, ma Val Sabbino che Val Tromplino. Quindi questo in occasione poi delle prossime Olimpiadi sarà un fiore all'occhiello risistemare e riqualificare tutta questa zona che necessita in parte dello sci alpino. Quindi avremo la possibilità poi di avere delle piste innovative con poi degli impianti innovativi. Quindi questo penso che porterà un beneficio, come dicevo, a tutta la valle. Pagina sportiva che quest'oggi è doverosamente dedicata all'Atlantide Pallavolo Brescia, anche perché eravamo in debito con voi di un risultato appunto sportivo del fine settimana. Atlantide che nella prima trasferta stagionale a Porto Viro purtroppo ha raccolto una sconfitta, ma sconfitta di misura 3-2, che quindi vale un punto per i tucani e muove la classifica. A fine gara non troppo soddisfatto Candeli.
Sì, sicuramente è un peccato per come, abbiamo iniziato il primo set, dove siamo riusciti a metterli in difficoltà partendo forti, forti in battuta e tenendoli comunque, bene. Un peccato perché c'è stato un po' di alti e bassi, abbiamo avuto un po' di momenti dove siamo calati in battuta, loro sicuramente hanno fatto un'ottima partita anche in difesa. Peccato per quel quarto set dove ci siamo inseguiti un po' avanti, un po' indietro, e comunque la partita, il set si è deciso su pochi punti. Tie break sappiamo che è sempre difficile, siamo partiti benino, dopo abbiamo perso il treno, è andata così. Peccato perché avremmo potuto fare qualcosa di più sicuramente. Il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi, informazione che in TV torna questa sera a partire dalle 19 come sempre, mentre le notizie sempre le trovate aggiornate sul nostro giornale online www.elaibrescia.tv. Eccolo qua, e ci trovate anche se volete i banner per iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elai Brescia News ed Elai Brescia Sport. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.